Salve a tutti e grazie a Giorgio di Cernusco sul Naviglio. Perché? Chi sarebbe questo? Il fan che mi ha donato il film che vedremo oggi. E perché sta allegria? Vero, non ricordi l'ultima stroncatura, non c'è molto da... Ok, sì, vero, ma questa volta non è al Passeri. E allora? E ti sembra poco? Uniti 2012, un qualche pseudo produttore si ritrova con 3 milioni di dollari in più nel conto in banca e, non sapendo come dilapidarli, decide di spenderli in un film horror. Beh, perché parla di dilapidazione? Potrebbe rivelarsi un investimento e... Uno slasher ghost teen movie ambientato in un albergo maledetto. Ok, soldi buttati. Stiamo parlando di Notel Motel, ciofecona inedita in Italia che... Notel Monel! Ha detto Nobel Model, credo. No, è no... Tel Motel. Che starebbe per no dire hotel. Mai dire hotel! È un film della Jalapas! Non credo, no. Forse è un documentario sui peggiori alberghi elencati su TripAdvisor. Che massa di ignoranti. Vuoi illuminarci allora? Il Notel Motel è il tipico alberghetto a ore de strada dove l'attività principale non è dormire. Se non ci fai per dormire, allora che? È uno di quei luoghi un po' sudici richiesti da persone che cercano privacy. Ah, ho capito! Sì, un posto dove è meglio portarsi le lenzuola da casa. Lenzuola? Che te ne fai delle lenzuola in un bagno pubblico? Se nessun altro deve dire delle cretinate, direi che possiamo alzare il sipario. Notel Motel inizia, beh, davanti a un motel, e l'effetto seppia ci suggerisce... Che siamo in mare! Che siamo nel passato. Qui una bambina viene... Un pick-up della GMC? Bella pubblicità. GMC, non lasciamo scampo dal 1901. Bello ironizzare su... Senti Doc, lo so, non è una gran cosa, ma guarda la reazione di quei due. Guardali bene, quelli sarebbero i genitori. L'ombra sembra frustrato e avvilito. E lei sembra Kristen Stewart. Appunto, come fai a prendere sul serio una scena così? Guarda il papà, nemmeno avessi sbagliato un rigore. Va bene, ho compreso. Il tempo passa, l'uomo inventa i colori e il motel finisce in disgrazia. Così arriviamo ai giorni nostri, cioè ai giorni nostri nel 2012. Ma come si faceva prima dei colori? Ci si vestiva solo di bianco, nero e grigio, idiota. Siamo a bordo di un camper. I protagonisti, evidentemente maturi e... Fun is a cold beer than of a long dock. Here's to that. Ok, direi che l'abbiamo già inquadrati. Possiamo saltare la fase dell'approfondimento psicologico, culturale e sociale dei personaggi? Perché il film ne offre uno? Affatto, ma sai com'è? Sì, sono pazzi. Calma, è un po' prematura come diagnosi, ma concentriamoci sulla storia. Hey, we're not lost, right? No, we're not lost. Yet. Hey, the rose is supposed to hook up somewhere. Ok, allora, anche la storia è praticamente già scritta, quindi possiamo passare direttamente al pagellino finale. Non dica scempiaggini e soffra. Ah, dannato film. Grazie, Giorgio. Vabbè. Allora, Megan si sente male e allo stesso tempo Corey sente che il motore sta borbottando, sicché... Oh, despacia, cabron. De chi hablé? Ok, ho capito. Allora, Bionda 1 si sente male mentre Bionda 2 sente il motore borbottare. Va bene così? Benissimo. Allora, Bionda 1 controlla l'olio e... Cos'era quello? Una battuta sulle bionde? E secondo lei è professionale alimentare certi pregiudizi ignoranti? Sì, ma se fanno ridere... niente più battute sulle bionde, ho capito. Basta fieste. Intanto gli altri entrano nel tipico negozietto barra stazione di servizio che si trova lungo le strade più isolate e sperdute d'America. Do you have a pharmacy section? In the back. Ma qui ci sono solo asce, trappole per orsi e un tipo inquietante con la motosega. Il tipo apparentemente più equilibrato del party invece entra in quello che ai tempi d'oro veniva chiamato ancora bagno, estrae delle pillole misteriose e... Fuck, shit! Is that what you're doing in there? Oh,
Oddio, deve proprio tenerci a quelle pillole. Magari gli servono per vivere. Ma hai visto dove gli sono cadute? Con quelle ci muove, altro che. Sì, sono d'accordo, ci vuole un certo stomaco forte. Meanwhile, Megan sta... E chi ne è? Bionda 2 sta acquistando un test di gravidanza? Però, che originalità. Seriamente, qui i cliché si ammucchiano senza pietà. Cosa vedremo adesso? Lo scemo della comitiva che provoca un jump scare? Non fare l'indispettito, sapevi che sarebbe andata così. Comunque sia, la squadra di genialoidi torna a bordo e riparte. Was that even there before? Ma certo che sì, gli operai giunti a un certo punto si sono stufati di asfaltare e hanno detto, ah basta, chi se ne mettiamo un cartello e andiamocene. Ed è così da 15 anni. Quando arrivo al ciocco. Ciocco? Gli ha detto del mio paese, l'insediente, il frontallo, quello che è. Scusa, chi ti dice che... Ok, dai, sì, è vero, c'è un incidente. Però prima Kyle, l'autista, entra in modalità Vittorio Sgarbi. Slow down. She said she was sick. Look, I'm feeling sick too, all right? Now everyone shut the fuck up and let me concentrate. Listen, Rachel, we know it's your dad's shitty RV. We've heard it a million fucking times. Poi, ascoltatemi bene, riesce a cappottare il camper guidando lungo un rettilineo vuoto. Niente ostacoli, niente animali, niente. È possibile. Roba da stuntman. What did Kyle do? I didn't do anything. You were driving like an asshole! Come Richard Nixon. Sai com'è, dovendo gestire io i sottotitoli, metto una specie di filtro per i più giovani. Lei è un idiota. L'ho sempre saputo. Allora, adesso cosa? Ah, giusto, i cellulari non prendono. It's not happening. Così la comitiva si guarda intorno e trova il motel abbandonato visto nell'introduzione. So you think we should stay here? Naturalmente, magari non c'è elettricità o acqua o cibo, però volete mettere la polvere, le ragnatele, le malattie, gli insetti e gli orsi che si saranno accampati qui da generazioni? Ma tornare alla stazione di servizio... Non si sforzano nemmeno perché sanno di trovarlo chiuso, un cliché nel cliché. Praticamente il piano è quello di passare la notte in questo luogo fatiscente per poi andare al distributore il mattino successivo. Oh shit, there's flares and flashlights in the RV. Hanno dei razzi! Non quelli che pensi tu. Il punto è che uno dice, ok, hai una fonte di luce alternativa, è già qualcosa. Peccato che venga sprecata per illuminare il camper. Sapete com'è? Per segnalare la presenza di quel mostro in mezzo alla strada. Ma come si fa a non vederlo? Aspetta, allora i film ambientati in un motel? Sì, lo so, è scioccante, ma Notel Motel si svolge in un motel. Intrighevole, non ci sono così tanti film horror nei motel. Vero, se non contiamo Psycho, Shining, 1408, Hostel, Vacancy, L'Aldilà, Motel El, Ricker, Il collezionista di occhi, quel motel vicino alla palude, Gianni e Pinotto, l'assassino misterioso. Uè, entendimos, basta. Vabbè, era solo per citarne qualcuno. Tornando alla storia, i giovani si dividono le stanze e si comportano come catechisti in gita. Finally, alone. I'm not drunk yet. L'amore. A rovinare però questa bellissima atmosfera ci pensa Bionda 2 non appena scopre di essere in dolce attesa. Oh my God. What? Dolce attesa di che? In stato interessante. Ah, in Danimarca! Rimanendo in tema di atmosfere pungenti, Kyle sfoggia tutto il suo animo comprensivo da maestro zen. Whatever it was clearly private. And who made you damn mother? Ma perché si comporta così? È arrabbiato de default. Hey bro, you everything okay in there, man? Mind your business! E giù di pillole raccattate dal water lurido della stazione di servizio. Che misera esistenza. Intanto Bionda 2 e Amica discutono di argomenti religiosi come gravidanze miracolose. No, the Halloween party that has to be. It doesn't matter when it happened, it happened. I was so drunk and I blacked out and I woke up at home. Già, infatti ancora oggi sono in corso studi e ricerche per comprendere il misterioso legame tra ragazze ubriache e gravidanze indesiderate. No, tu stai zitto, era solo una battuta. Per contraccambiare, l'amica le svela un suo innocente segreto, ovvero di quando con un SUV ha investito e ammazzato un ragazzino in bicicletta. Al confronto i personaggi di Laura Gigante sono dolci fanciulle timide caste. Non esageriamo, le due si separano e la Diana della situazione... Hello? Little girl, where are your parents? Allora, forse passerò per una brutta persona, ma lasciate che vi dia un consiglio. Se nel cuore della notte, in un edificio abbandonato in mezzo a nulla, incontrate una bambina che non vi degna neanche di uno sguardo,
Ignoratela. Lei è una brutta persona a prescindere. Mi basta non essere come quello là. Perché? Niente, niente. Diana cerca di toccare la bambina, ma sorpresa... Non tienes il senso della profondità? È un fantasma, idiota. Perché è un fantasma, idiota? Basta, non ne posso più. Volete proseguire voi? Prego. Non che ci voglia molto. Or dunque... come ha detto che si chiama la... Diana. Molto bene. Nemmeno a dirlo, lo sceneggiatore richiama il tipico contrappasso dantesco per analogia, condannando Diana a decedere in concomitanza di un... La mucciaccia espira sotto una macchina. How the fuck did they miss the flares? L'omicidatore si è schiantato dopo un investimento, ma i cappottari non vogliono aiutarlo perché ha ammazzato l'amica. What, do you want to just let him die here? He killed Rachel. Fate più schifo del film, rendetevene conto. Lo dice come se lei fosse capace di fare di meglio. Ehi, io sono capace di fare di meglio. Tutti bravi a parlare, lo dimostri. Benissimo, guarda e impara. Nonostante la tragicità dell'evento, Megan è abbastanza lucida da notare... Una scarpa? Un attimo, il fantasma ha perso una scarpa? Scusa, un fantasma incorporeo ha perso una scarpa tangibile? Dipende, se l'ha comprata dalla mafia, sì. Scusa? Tangibile non vuol dire comprato con le tangenti. Alla fine raccattano l'ombre? Sì, e lo gettano su una colonia batteriologica a forma di materasso. Hey, maybe there's something in the office we could use. Pronto? È appena morta una vostra amica? Emozioni? Sentimenti? Ci siete? Forse è antipatica. Quindi non sarò costretto a venire al tuo funerale quando... Mi stai minacciando? No, intendo dire... E comunque, chi ti dice che muovevo prima di te? Ok, scusami, ho esagerato, acqua passata. Allora, in ufficio, Bionda 1 incrocia lo spettro incoerente. Trova una cassetta di pronto soccorso vecchia di 38 anni e sperimenta l'effetto delle termiti sul legno. Almeno non si è... Ferita una gamba? Che accozzaglia di cliché. Allora ne hai mentito! Che c'è adesso? Hai detto 38 anni! Beh, sì, i registri riportano 1974, il film è del 2012, sicché... Beh, i colori c'erano ancora, non era tutto bianco e nero! Ok, senti, hanno sbagliato loro. Hanno messo l'introduzione cercando di spacciarla per qualcosa degli anni 20, con tanto di effetto seppia e invecchiamento, ma... Non mi dica che secondo lei quel pick-up della GMC era degli anni 20? Forse non hai notato, ma sono già abbastanza in difficoltà. E risolvila come sempre. E Paul, no? Ehi, hai ragione. Che vuol dire? Ah, molto meglio, sì. Intanto l'impasti Kyle da spettacolo con il suo savoir-faire gandesco. What? What, you wanna rescue me too? Jesus, Meg, I'm sorry. Don't. Ma che problemi ha? Niente, giocava a football e poi un infortunio al ginocchio lo ha costretto a smettere per sempre. E questo dovrebbe giustificare un comportamento dispotico ed egoistico? Sì, dovrebbe, secondo il film. Perché? Tu pensi che... È pazzo. Me l'aspettavo. Vabbè, scena forzatissima. Kyle raggiunge l'ufficio e trova Bionda 1. Corey? We're not alone. Quindi scova una corda, ma qualcosa cattura l'attenzione dell'imbecille. Va bene, sarà anche un tossico, ma non voglio credere che in una situazione del genere metta davanti a tutto il... Eppure... God, God damn it! Todos addosso al povero Kyle. Perché? Che pericoli corre la muchacha? Non ne scappa mica. E invece viene attaccata da un cavallo a dondolo con un mocio in testa. Che? Seguono una cura miracolosa alla gamba e dei messaggi d'addio lasciati su delle superfici polverose. Tutto questo mentre Kyle è strafatto quanto un Elkan selvatico e gioca con una rivoltella cavata fuori da chissà dove. Un cavallo a dondolo? Con un mocio in testa. Rettifico, lui è un tossico, lei è completamente pazza. Tranquillo, tanto mi sa che non ne avrà per molto. Allora, tramite un fermo immagine, e non scherzo, è un dettaglio che appare per pochissimi secondi, scopriamo che Bionda 1 ha dei tagli ai polsi. Tagli da emo ignorante, non da aspirante suicida. Ecco, così. Ma chi è? E da dove proviene l'acqua? Non agitatevi, è la madre fantasma della bambina fantasma, impegnata in un suicidio fantasma, immersa in una vasca fantasma piena di acqua fantasma. Mary! No! E quello? È il marito fantasma. Ora, vorrei chiarire un attimo i rapporti tra i protagonisti, esclusa Bionda 1. Vai! E che devo dire? Non ci ho capito niente. Che proiezione inutile. Allora,
Megan, ergo bionda 2, è un'amicona dell'ormai defunta Diana e, suo malgrado, è fidanzata con Impasti Kyle, il fratello di Spencer il buffone. Quest'ultimo, invece, stava con Diana. Bueno, chi se ne frega? Aspetta, c'è un perché se ho riassunto sta beautifulata. Allora, Spencer, appena diventato single, ci prova con bionda 2, la fidanzata di suo fratello. What are you doing? I thought we just connected. Well, you're wrong. È ridicolo e ripugnante. È possibile che nessuno pensi più alla povera Rachel? E di grazia, chi? Diana. Ah, capisco. Chiedo scusa. Vabbè, in un raro momento di lucidità, Bionda 1 cerca di risalire con le proprie forze, ma al mettere le mani sui chiodi e lasciarsi spaventare da bambine spooky non è d'aiuto e... Capito, è morta! Sì, ma c'è il lieto fine. Angel McCord, l'attrice che interpreta Bionda 1, due anni dopo sposerà Brett Donoghue, ovvero il regista di questo film. Ah, una bella storia. Sì, saranno 6 mesi di matrimonio stupendi. E poi il divorzio. Ah, la solita storia allora. Temo di sì. Tornando alla trama, ora tocca a Spencer far visita all'ufficio abbandonato che, presumo, non sia mai stato così affollato nemmeno ai tempi d'oro. Corey? Kyle? E trova suo fratello. Insedienti di famiglia, io non sono stato così fortunato. Ed io non sono mai stato così disinteressato. Toda colpa del mio hermano, si è seduto su quel candelotto di dinamite. Acceso. Scusa, perché avevi un candelotto di dinamite? Pure il mio vicino. Aveva le tubature intasate. Ed usi la dinamite? Odiavo il mio vicino. Film. What about Corey, bro? Oh, she's in the hall. What? Corey! You think one of us should climb down? You really are high. Oh, pazzo. Intanto Megan incontra un nuovo personaggio. Matthew, l'assassino di Diana, ovvero lo spiegonatore. There are stories about this place. The former owners, they lost their daughter. And then they lost their minds. Interessante, ma se fosse l'inverso, cioè prima la ragione e poi la... Zitto! He died in a most unattractive manner. What does this have to do with us? Attenzione, attenzione, sta per dirlo! Think they still live here. Sì, grande, lo ha detto. Prima dice che sono morti e poi... Ok, presumo che anche lui abbia perso la ragione. Rendiamoci conto, questo qui ammazza una ragazza e appena rinvenuto racconta all'amica della vittima: oh, guarda che qua ci sono i fantasmi. E lei: grazie, lo terrò presente. Forse non era poi così amica della vittima. A sto punto pare proprio di no. Comunque lo spiegonatore continua. Grigor Horak bought this place back in the 60s. Allora, batterò il tutto sulla mia macchina da scrivere invisibile. Met his wife, Mary, I think her name was. Certo, perché Grigor Horak è più facile da ricordare di Mary. What was the little girl's name? Angela. E poi avviene. Ok, direi che abbiamo abbastanza info. Adesso tutti voi prendete un fogliettino e scrivete quello che pensate accadrà alla fine del film. Beh, ci saranno i titoli di dietro, no? Si dice titoli di coda, ma mi riferisco alla trama del film, ok? Intanto Kyle e Spencer raggiungono il piano underground. Un fattone e un imbecille. Non vedo l'ora di seguire le peripezie di questo dinamico duo. Beh, io no. I due fratelli però vengono presto separati da una porta che si chiude di scatto. Prima però prova a minacciarla, magari risparmi i proiettili. Ma Impasti Kyle ha, come dire, delle priorità. E questo i fantasmi lo sanno bene. Non capisco, è come se la morale di questa pellicola fosse: i vivi dicono no alla droga. Guarda, potrebbe anche essere. Intanto Kyle ammira Grigor fantasma mentre maltratta Mary fantasma con delle misteriose iniezioni fantasma. E perché? In breve, a causa della morte di Angela, Mary vuole farla finita, ma il marito la tortura nella speranza di farle cambiare idea. No, tipo, si muori temato? Sì, lo so, non ci sono parole. È così stupido da apparire geniale. Io lo trovo solo folle. Che strano, proprio tu? Comunque Kyle si dimentica di avere un fratello e segue Angela, così si chiude in un bagno e... Ha appena ammesso di soffrire di allucinazioni. E allora è un tossicomane, no? Infatti, al massimo ha ammesso di essersi drogato altre volte davanti alle bambine.
Il che è anche peggio. Dipende da... Il che è anche peggio. Possiamo così ammirare le capacità infermieristiche di Bionda 2. Cioè, il tipo è svenuto su vetri calcinacci, ma lei fortunatamente gli posa un cuscino sotto la testa, anche se si trova a 20 cm da un materasso. È smas veloce. Vabbè, Matthew il moribondo redivivo si riprende scena da fantascienza. There's something under here. Come diavolo ha fatto? Cioè, dico, una foto accartocciata nascosta nel buio dei 10 cm sotto uno stramaledetto cassettone. Il film stesso ci dice, guarda, è così impossibile da guardare che con un minimo di luce forse puoi intravederla. E cosa vi trovi? Che domande, la famiglia di fantasmi. E perché non eri sotto? Che domande, la famiglia di fantasmi. Non ho chiesto. Rimasto 6 ore da solo, Spencer inizia a valutare la possibilità di cavarsela senza Kyle, ma la risata della bambina lo mette in allarme. Contrary. Ah, è la risata del padre. Pornata virile, non è scomo. Istigato dallo spettro, Kyle continua a bucarsi. Mentre per mezzo di un salto privo di schema, Spencer raggiunge Megan. Well, what about Corey? Cioè, è tipo la ragione per la quale sei andato prima in ufficio e poi in cantina. Corey? In questo film si dimenticano delle persone troppo facilmente. O più semplicemente le ignorano. Guarda qui, Spencer trova Kyle, gli prende la pistola e... You're a piece of work, you know that? Sì, se ne va. Col fratello che sta chiaramente rischiando l'overdose? E mamma, dietro la porta al buio, magari non l'ha visto. Lasciamo stare. Così Spencer e Bionda 2 tornano in cantina, che a quanto pare rappresenta il 90% delle location di questo film mortalmente noioso. Por cercar la muchacha che... Sì, Bionda 1. E... Corey? No, this can't be happening. La trovano subito. E ci credo, in mezzo alla stanza. Cioè, se non la vedi ci inciampi sopra. Ma come hanno fatto Spencer e Kyla? Cioè, come ha fatto Spencer a non notarla? Avrete Spencer? È come il sottoscritto, se ne frega de los otros. Esatto, Spencer è una carogna. Intanto Kyle è arrivato tipo alla 40esima fiala. Ma quanto si buca? È peggio di un golfista! Scusate, era necessario. Battute squallide a parte, come può sopravvivere uno? E aspetta un attimo. Allora, Bionda 2 e Spencer tornano da impasti Kyle e... Oh my god! What? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Non è quello che hai detto 2 minuti fa, idiota. You're a piece of work, you know that? Quindi è smuerto? Alla grande. He's gone. Oh, tranquilla, poteva salvarlo e non l'ha fatto, quindi tutto ok. Passa un minuto, non scherzo, un minuto nella storia e nel film. Il giusto è il tempo per asciugarsi le lacrime e... I was an idiot. È pura verità. Sì, ma aspetta, una settimana prima di dirlo, insomma, un minimo di rispetto, era comunque tuo fratello. Qui si odiano tutti da sempre, ma nascondono i propri sentimenti dietro a una cortina di falsa amicizia. È una reazione istintiva tipica di alcune donne affette da una patologia che... No, non si odiano tutti. I've always had a crush on you. Prima ammazza il fratello e poi cerca di fregargli la ragazza. E tutto in 5 minuti. Ehi, non ha matato il suo hermano. Vero, l'ha solo ignorato mentre moriva, ma torniamo alle confessioni. That's okay. Because I acted on it. What do you mean? Halloween? Oddio, quindi Spencer è... Put something in your drink. Something? You know. You're not telling me this. I slept with you. Ma cosa si aspetta? Perché glielo dice? Perché secondo lui adesso lei lo amerà alla follia. E mi creda, follia è la parola giusta. And it wasn't rape. Then what was it? È tipo quando nei film bussano alla porta, nessuno risponde e entrano lo stesso, hai presente? Alla luce degli ultimi eventi, la ragazza deve compiere una scelta difficile. Spettro sanguinario, stupratore. Spettro sanguinario, stupratore. Vado per lo spettro. Ok, Angela. Show me the way. Immagino che sia tardi per scegliere lo stupratore, vero? Megan tenta così di instaurare un dialogo costruttivo col fantasma. I know you're angry, but... But why are you hurting other people?
Fin qui gli spettri non hanno ucciso nessuno, però. Ma se sono morti nei cretini! Una è stata investita da un tale, un'altra è caduta, un altro ancora è finito in overdose. Secondo me i fantasmi hanno poteri mentali, come Batman. Batman non ha poteri mentali. Hai soldi, quindi ti controlla. Spiacente, questi al massimo hanno i poteri di Silvan. E rimanendo in tema di magie, sotto il cassettone incantato, Spencer trova le pillole di Gregor. Oh, quanta roba è sta là sotto? E come ha fatto Bionda 2 a non notare le pillole quando ha trovato non so come la foto accartocciata? Visto, i fantasmi hanno poteri mentali. Hanno pagato qualcuno per mettere il... Megan assiste alla nascita fantasma di un bambino fantasma. No, scherzi a parte, davvero lo chiamano Angela. Per fortuna no, ma salta fuori che c'è un altro giovinotto in famiglia, qualcheduno che ha superato la trentina e che conosce bene la storia del motel. Qualche sospetto? Spencer! Ma sei il fratello di Kyle? Che magari è la reincarnazione di Angela. Ok, guarda, sono sconfitto. Ti dico solo, staremo a vedere. Intanto Mary uccide il marito. Tecnicamente è già morto, quindi non lo mata. Vero, è un po' un casino, quindi ignoriamolo. Dal nulla salta fuori Matthew il re di Bondo, intenzionato a consolare la protagonista. It's not safe for someone in your condition to be this upset. My condition? What do you mean my condition? Rachel and Spencer are the only people I told. E finalmente Megan intuisce l'ovvio. C'è qualcosa che non va in Matthew. Ma non mi dire. Era intuibile da qui del resto. No, si poteva azzardare un'ipotesi già dall'incidente. Dite quello che volete, io l'ho intuito da quando il film si è rivelato un teen slasher. Quello che conta è che la ragazza abbia capito. Sì, ma è una paura sciocca e ingiustificata, come le fa presente Matthew avvicinandosi a lei con un'innocua siringa. Così Bionda 2 stende il bonario simpaticone ricorrendo alla letale tecnica del peso morto. E trova l'oggetto più prezioso e cercato dell'intero film. Una spinapolvere! No, una scala. Megan raggiunge il veicolo incidentato del suo assalitore e cerca invano di farlo ripartire. Quindi... Oddio, l'insegna della strada chiusa, sapete cosa vuol dire? Che hanno finalmente finito i lavori! Chiedo scusa per l'interruzione, ma tutto questo non ha alcun senso. Ti riferisci al piano di Matthew? Ci sono troppe variabili, anzi è assurdo che... Quei ragazzi non si sono fermati per il cartello, si sono fermati perché hanno ribaltato il proprio mezzo. Vero, e il vedibondo non ha contribuito a... Lo so, ma voi davvero volete dedicare tutto questo tempo a riflettere sul Notel Motel? Non esattamente, tuttavia... Ad esempio, come ha fatto Matthew a calcolare il momento esatto per investire Diana? Oppure perché ha rischiato la propria vita schiantandosi da solo? In breve, chi se ne... Sono d'accordo, finiamo questa paiasada. Bene, inutile dire che il cattivone riesce a catturare la protagonista per portarla nell'unica stanza rimasta inedita del film. E dove? La cantina. Bueno, la copa? Non proprio, innanzitutto deve finire la storia di famiglia. Allora, Mary ammazza il marito, dopodiché muore emorragissimamente, sicché il fantasma di Angela... She saved the baby. She saved me. Ma allora il bambino è... Ma va. Piuttosto, come ha fatto lo spettro incorporeo a interagire col neonato? Guarda, mi piace pensare che la storia si svolga nell'universo di Ghost, dove i fantasmi possono imparare a interagire col piano materiale. Giunto a questo punto, il regista... No, così non va, state addormentando tutti, forza, dovete svegliare il pubblico, fate qualcosa! Bene così, dai, continuate, continuate! Tutto ad un tratto Angela diventa una presenza costante per tutti, ma proprio sul più bello. Stop right there. Antipsychotics? So maybe shit, Mr. Horak? Ah, quindi le pillole rinvenute sotto il cassettone sono di Matthew e non di suo padre. Ed erano lì sotto perché forse le ha perse assieme ai sensi. Tuttavia possiamo trarre una considerazione. O Matthew in realtà è sano di mente, o tutti i personaggi del film sono pazzi, perché qui tutti vedono i fantasmi. Dopo aver sprecato tutti i proiettili a vuoto e dato inizio a un match tra barboni, Spencer riesce a liberare Megan che, nonostante abbia a portata di mano delle cesoie che guarda potrebbero ammazzare pure un alce, opta per un attacco ignorante.
pessima scelta. My baby. You killed my baby. Ma non era di Spencer. Ma che ne so, quello che conta è che finalmente ci diamo un taglio. Giunto a questo punto è lo sceneggiatore ad aver finito i suoi di antipsicotici. Scena successiva, Spencer legato a un tavolaccio e Megan che fa da carnefice. Finalmente del sangue, e sta pellicola è una noia. Calmati, in realtà si limita a lasciarlo solo con Angela. Just wants a little company. Quindi se ne va. Non troppo lontano, già che abbiamo visto che non è una strada molto battuta. Oh, ma ogni tanto qualcuno passa. E titoli di coda. Figlia della Bastiglia, figlia della Bastiglia, sienta a me. Non so se ve ne siete resi conto, ma hanno rubato il finale a Scary Movie. Notel Motel. In breve, prendete The Grudge, quindi toglietegli tutto quello che ha di horror. Prendete i partecipanti della peggiore edizione del Grande Fratello e lasciate che ad amalgamare il tutto sia Flavia Vento. Una noia infinita costellata da dialoghi idioti e da cliché che... Dico, come fai a pensare di poter sorprendere il pubblico con questa roba? Notel Motel non è trash, è peggio, cioè è un film che non ha ragione di esistere. Non intrattiene, non educa... Perché? Evitatelo e basta. Intendo. Ad esempio col Bosco 1 io potrei dire no, guardatelo, fa morire dal ridere, con gli amici è un must. Invece qui scansatelo, senza pietà. Detto questo, non mi rimane che lasciarvi i voti. Orbene, può far baffo, alla prossima! Ah, vero, i bigliettini. Va bene, sono anonimi, ma il mio è quello con sopra scritto. Non importa, basta che finisca. Ed eccolo qui, bel guastafeste. Almeno potevi provare a azzeccare il finale. Allora, Matthew es el Matador. Chissà chi l'ha scritto. Beh, è scorretto, no? Ok, lo riconosco. Allora, si risvegliano in un manicomio? Doc? Risvolto che poteva donare un po' di dignità alla storia. Non sono d'accordo. Ma che avevi portato sopra? C'è la trama del film, solo che è scritto frettolosamente e non si capisce niente. Ehi, ho avuto poco tempo. Sì, ma dovevi azzeccare il finale, non... Vabbè, dai, lascia stare. Arrivano gli acchiappa fantastici. Oh, chissà chi l'ha scritto, sarebbe stato un bel finale.